Dare la parola ad Andrea che presenta appunto il suo libro. Scientifica, perché diciamo,
richiesto dall'ente di regolazione europeo, e questo permetterà di fondere e utilizzare questi dati per disegnare degli studi clinici più efficaci. Ma questo è quello che succederà nei prossimi 5-10 anni. Il lavoro grosso, anche con la Commissione europea, all'interno del framework di Horizon 2020, sarà quello di integrare questi oggetti per permetterne un'analisi. Il problema è che oggi anche di questo manca gli strumenti per poterlo fare, quindi una volta integrati i dati, a oggi non ci sono neanche gli strumenti per poter fare un'analisi così massiva di questi dati. Oggi io parlo di una cosa più piccola in termini di scala e in termini anche di impatto, ma è quello che noi abbiamo implementato su quello che si può fare oggi con i dati disponibili. Quindi fondamentalmente esistono banche dati di composti chimici e attività biologiche che possono essere utilizzate per ottimizzare il processo nella prima parte di selezione delle molecole sul target. Esistono due approcci possibili per portare una molecola sul mercato. Il primo approccio è quello tradizionale, e quindi io identifico una molecola nuova che non è mai stata caratterizzata, la porto fino in clinica. Questo processo dura, abbiamo visto nel esempio precedente, da 10 a 20 anni e ha i costi di cui abbiamo discusso. Oggi sta prendendo sempre più piede invece un processo, diciamo, in qualche modo più furbo, che è quello di dire: esistono nella farmacopea attuale, esistono più o meno un migliaio di farmaci. Farmaci che hanno dimostrato invece di essere, diciamo, safe per l'uomo, ma non sono diventati un farmaco per diversi motivi, sono 20.000. Quindi un rapporto, esistono 20.000 molecole che sappiamo che non sono tossiche, hanno un effetto farmacologico, ma non sono farmaci. Oggi una grossa parte della ricerca farmaceutica recupera queste molecole che hanno già fatto una grossa parte di strada, sono falliti perché l'indicazione clinica per cui era andato era errata, ma la molecola in qualche modo è buona perché ha già fatto un grosso livello di caratterizzazione. E quindi c'è un recupero delle molecole note per altre indicazioni terapeutiche con un riposizionamento in altre indicazioni. Questo accorcia naturalmente i costi e i tempi di sviluppo di un progetto. Il problema di questo è che queste molecole devono andare bene così come sono, perché qualunque modifica io faccio alla molecola ricomincio il caso di prima, perché è solo quell'entità chimica che ha dimostrato di essere safe nell'uomo. Qualunque altra modifica io faccio, e quindi la chance di trovare una molecola già perfetta per un'altra indicazione è molto bassa, però il ritorno è molto alto e quindi si è creato, diciamo, un interesse e un mercato su questo. Quindi su questo noi ci incastriamo con un'applicazione HPC, perché io mi occupo della parte computazionale, quindi di simulazione modellistica per Dompé, quindi abbiamo avuto l'occasione di sviluppare un software insieme a Cineca che permetta di fare questo tipo di valutazioni in modo particolarmente efficace. Quindi nei due approcci noi, utilizzando il software sviluppato in Cineca e l'architettura di Supercalculo, possiamo nell'approccio tradizionale valutare fino a 10 miliardi di molecole per ogni target, e quindi concentrarci in tempi molto rapidi sulle molecole più promettenti. Questo chiaramente ci passa i costi nel trovare la prima molecola interessante. Oppure cercare nel database dei farmaci esistenti il target, e quindi fare un processo opposto in questo caso, quindi avere migliaia di target contro migliaia di molecole. Che è questa operazione qui? Perché in realtà noi non sappiamo, dobbiamo trovare la molecola perfetta per il target. L'approccio che si fa adesso è che si testano queste molecole in ogni indicazione che interessa e si cerca qual è. Un approccio computerizzato permette di valutare tutti i target noti nello stesso momento con tutte le molecole note nello stesso momento. Il vantaggio per noi è che, avendo sviluppato il software con Cineca, l'utilizzo, il codice che noi utilizziamo è particolarmente veloce. E veloce vuol dire poco costoso in termini di ore di calcolo.
quindi noi abbiamo uno speed up di 80 volte rispetto a un prodotto commerciale, e quindi vuol dire che le nostre applicazioni costano 80 volte meno rispetto ai competitor per fare questo tipo di soluzione. Per noi quindi abbiamo un ritorno economico nel poter selezionare le molecole e un risparmio di costo nel farlo come processo. In più, in realtà, questa piattaforma che noi abbiamo creato internamente per Dompé è diventata una fonte di entrate, perché noi offriamo questo servizio ad altre aziende in aree terapeutiche che non sono il nostro interesse, perché in realtà è un unicum sul mercato, quindi grazie a Cineca noi abbiamo sviluppato un software che non ha un competitor sul mercato, e quindi altre aziende farmaceutiche che hanno un interesse nel fare lo stesso tipo di calcolo che viene corso a Cineca, noi lo offriamo come servizio, e questo ripaga il mio gruppo perché io ho nuovi soldi per fare nuovi investimenti per migliorare la piattaforma, e quindi mi sembrava un ottimo caso di dimostrare co-design con Cineca.